Ivan Cottini ha un viso d'angelo e il cuore di un guerriero. Potrebbe sembrare un tronista di uomini e donne, come ammette lui stesso, se non fosse per le stampelle, e per la difficoltà a muoversi e a parlare. La vita con lui è stata generosa e crudele. Gli ha donato un fisico e un volto che gli hanno permesso di lavorare come modello, poi lo ha messo di fronte a una sfida che all'inizio sembrava insormontabile. La sclerosi multipla. Aveva 26 quando una malattia neurodegenerativa che si prende il corpo in prestito, pezzo dopo pezzo, e che non restituisce quello che ha preso, ha bussato alla sua porta. Adesso ne ha 34, ma nel suo sguardo e nelle sue azioni non c'è traccia di resa. Lo fa per se stesso Ivan Cottini. Lo fa ancora di più per lei. Sua figlia Viola di 2 anni e mezzo con la quale ha realizzato un calendario. Punto 12 scatti che raccontano un mondo, che ha permesso a Ivan Cottini di realizzare 2 sogni in un colpo solo. Scendere dalla carrozzina sfidando i medici e prendendo per mano sua figlia in uno scatto fantastico che trasuda amore e passione, sofferenza e speranza. Speranza che Ivan Cottini non lascia fuggire dalle sue mani. Continua a danzare nonostante la malattia avanzi inesorabile. Punto La danza è la mia cura. Ogni giorno, dopo le terapie mediche mattutine, al pomeriggio mi alleno con l'aiuto di Viola. È lei la mia personal trainer. Oggi Ivan Cottini è il cavaliere più giovane della Repubblica Italiana. È diventato una forza sul web con una foto postata su un letto d'ospedale con su scritto: io da oggi sarò così, e sono pronto a riprendermi tutto. Ha sfidato ai rigori l'ex milanista Massimo Ambrosini, è salito sul ring in carrozzina. Punto Si è cimentato nella maratona nuoto per Telethon, è tornato a posare nudo per eventi cariti, si è perfino inventato un toga party all'interno del reparto d'ospedale a Milano, dove è stato ricoverato. Le sue tante iniziative per il sociale hanno sensibilizzato adulti e ragazzi sul fatto che si può essere belli, protagonisti e registi della propria vita anche se malati e condannati. Così mi scrivono in tanti per dire che la mia storia può salvare tutti coloro, specie giovani, che smettono di vivere perché sono malati.